Oh mamma mia, attenzione, attenzione, non lo dovevate fare, non lo dovevate fare, dai, quello è Maradona, l'avete messo in panchina nel secondo tempo, dai, vabbè, c'è Gioventù Bene, oh, ma che cazzo c'è il torcicollo, oh, mamma, figuriamoci quando ho 80 anni, vabbè, c'è Gioventù Bene, vedo questo video sempre, tanti, tanti video, io li sto caricando tutti a manetta, e poi tutti a manetta li carico su YouTube, domani mattina sicuramente, vabbè, allora, parliamo di Turbe, perché io ho scritto nel titolo, i Turbe si sente offeso, si è offeso Maradona, quello dice, ma che c'entra Maradona? È ironico, è ironico perché Maradona va a significare i turbe. I turbe non è Maradona, perché i turbe, Maradona è Maradona. Cioè, se i turbe è i turbe, non può essere Maradona. Se Pasquale è Pasquale, non può essere Carlo. Quindi, no, nel senso che voglio dire perché. Nella partita del Pumas, se non lo sapevate, che fine ha fatto Iturbe? Gioca al Pumas in Messico, quindi lo sapete, ha fatto poi una fine di merda. Però non so quanti anni ha, però che ne so, 27, 28, penso giù di lì. E al 19° del secondo tempo del campionato messicano gioca col Puma, contro il Tigre, tra l'altro c'è partita bellissima, Puma Tigre, dopo Leone Gazzella dovevamo fare, quindi nel 19° del secondo tempo viene. Io avevo letto la notizia ovviamente perché mi informo, non le so queste cose. Quando ho letto il 19° del secondo tempo, tu pensavo al 19° già fatto come, allora si è fatto bene, no, secondo tempo. Ma perché c'ho mai questa cosa? Vabbè, ma sto a fare solo portello. Quindi Iturbe si è incazzato, ha buttato a schiaffi, no, a schiaffi, a calci, una bottiglietta d'acqua, la panchina, si è incazzato con l'allenatore, con i compagni perché non voleva finire di giocare. Allora, non so, prima di tutto si è scusato. Quindi facciamo degli applausi ai tubi perché si è scopato, si è scusato su Twitter, su Instagram, non mi ricordo, e ha detto scusate ma non era mia intenzione, ho fatto a caso, non ho mia reazione a caldo e la voglia di continuare a giocare la partita, c'è un moscerino sul computer, e la voglia di continuare a giocare la partita mi ha fatto questo effetto a caso, cioè gli è venuto spontaneo, questo volevo dire, quindi già una cosa che si è scusato, quindi facciamogli veramente dei complimenti. Però, sì, si è scusato. Prima di tutto, non si è messi. Non si è messi. Quindi, non è che no, non sono stati. Tutti quanti si sbroccano se sono stati levati in campo. Però, sì, giocatori che si sono sbroccati. Parlo di Cristiano Ronaldo, di Robben, di James Rodriguez. Tu sei turpe. Sei turbe. È vero che il Messico sicuramente sarà un giocatore importantissimo per la squadra, per il Puma. Però dai, che cazzo. E poi un'altra cosa che dipende anche. Io non lo so se ho fatto bene o no, perché dipende da come si dice, dall'andazzo della partita. Chi la sa con la partita? Perché se nel 19° del secondo tempo il Puma stava vincendo e il Turbe stava facendo una partita della Madonna. Ci stava oppure, meglio, la squadra messicana, il Puma, stava perdendo e Turbe però stava facendo una partita della Madonna, quindi potevano ribaltare la partita, potevano almeno pareggiarla. Là ci sta che ti incazzi, stava giocando bene e tutto che sta presa. Se giocavi male, se stava giocando male, non è che mo i Turbe, il Messi che è diventato il fenomeno, eh? Ricordati che sei sempre la pippa. No, veramente. E poi dipende anche dall'allenatore, se ti ha visto stanco. Non ti esplode, vabbè, così, sono scusato. E mi scusi anche io. Vabbè, comunque, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Nel titolo sembra che sto stanco. Oh, sei offeso, Maradona. Invece, dico cose. Titolo clickbait.